È stata presentata la mostra del cinema di Venezia, il cortometraggio La notte prima. Si basa sulla storia vera scritta da una donna con tumore al seno metastatico. Il cortometraggio rientra nel progetto di informazione Voltati, guarda, ascolta, durante il quale molte donne hanno scritto le proprie storie raccontando come hanno vissuto e quali sono le implicazioni del tumore al seno metastatico. Qual è il messaggio che volevi dare col tuo racconto? Allora, un messaggio personale a me stessa, nel senso di darmi una svolta e uscire un po' dalla cupezza in cui a volte la malattia ti fa cadere, e un messaggio alle altre, anche se non ho la presunzione di insegnare niente a nessuno, perché ognuno ha il proprio percorso, che è quello di cercare di far entrare la malattia nella nostra vita e non subirla. Che impressione ti ha fatto vederti nel video? Impressione buona, bella, bellissima, emozionante, perché c'è dell'arte dove io non la vedevo, nel senso della mia vita, che è la vita di tutti i giorni, e poi è proprio un sogno, è proprio una cosa, un regalo che mi è stato fatto, ecco. Quindi un insieme di emozioni, e anche quelle non positive, perché mi hanno preso allo stomaco, emozioni che mi serviranno, ecco. Questo film fa parte di una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione per le donne con tumore al seno metastatico. Questa campagna si chiama Voltati, guarda, ascolta, promossa dalla Pfizer e dalle altre associazioni importanti. Il cinema è sempre un grande veicolo per la cultura, per l'approfondimento scientifico, per tutto, attraverso l'immaginario, attraverso la fantasia e attraverso anche la dura e cruda realtà che viviamo tutti i giorni. È un progetto ad ampio raggio quello di Pfizer, ce lo può raccontare? Sì, la campagna Voltati, guarda, ascolta è nata 2 anni fa, siamo alla seconda edizione, con l'obiettivo di far conoscere meglio il tumore al seno metastatico. Dalla storia scritta della paziente a un video, qual è stato il passaggio e quali sono secondo lei i contenuti del video? Ecco, una parte importante di questa campagna, direi la parte più importante, è stata proprio la raccolta di storie che spontaneamente le pazienti hanno inviato, e noi pensiamo che un corto così ben realizzato e interpretato all'interno di una manifestazione così importante come il Festival del Cinema di Venezia possa accendere, ecco, stiamo parlando di cinema, i riflettori su questa problematica, e quindi farla conoscere sempre meglio. Alla conferenza internazionale sull'AIDS di quest'anno, novità per quanto riguarda le terapie. Ora che sono disponibili farmaci più potenti, l'attenzione si sta spostando verso la loro tollerabilità. Gli studi Gemini dimostrano che con 2 farmaci è possibile ottenere la stessa efficacia di 3 farmaci, con minori effetti collaterali e senza sviluppare resistenze ai farmaci. Sono risultati importanti per le persone che vivono con HIV, che trascorreranno tutta la vita assumendo farmaci per sopprimere il virus. Altri studi confermano la capacità della combinazione con 2 farmaci di mantenere l'efficacia anche per lungo periodo e sostengono in maniera importante che il profilo di sicurezza si mantiene a lungo termine. Si chiama Chat Yourself, il primo programma di intelligenza artificiale che si può scaricare sul proprio telefono cellulare e che è in grado di strutturare una conversazione con l'utente per i malati di Alzheimer nelle prime fasi della malattia.
Chat Yourself è in grado di memorizzare tutte le informazioni relative alla vita di una persona, restituendole su richiesta all'utente. Il programma è disponibile e accessibile a tutti gratuitamente sulla pagina Facebook di Chat Yourself. Chat Yourself attraverso Facebook Messenger è un ausilio a avere e a mantenere la vita di tutti i giorni il più possibile. A ricordarti quando prendere le medicine, quali prendere, a darti i numeri di telefono della famiglia o di un amico in momenti di emergenza, a riportarti a casa utilizzando le mappe e prendendoti per mano dicendo 50 metri avanti, svolta a destra, svolta a sinistra e questo è il tuo domicilio, ti riporto a casa. Tutte cose che possono essere facilmente perse nelle fasi iniziali della malattia, in questo modo invece vengono mantenute, mantenendo anche la dignità della vita. Siamo inseriti nella vita moderna. Questi sono strumenti che bisogna piegare alle nostre necessità. Questo è un piccolo aiuto per un paziente in fase lieve, ovviamente. Ed è una rassicurazione per il familiare in un momento di grande crisi del nucleo familiare, perché sicuramente una diagnosi di Alzheimer è come una bomba che scoppia all'interno di un nucleo familiare. La diagnosi precoce delle varie forme di demenza, tra cui l'Alzheimer, è oggi un obbligo, perché ci permette di identificare precocemente, prima che i danni siano irreparabili, quali sono i fattori di rischio di quel singolo paziente e quali sono i suoi, rinforzare i suoi fattori di protezione. Quindi intervenire con tutti gli interventi oggi possibili e anche in futuro con eventuali farmaci nelle fasi precocissime della malattia, quando le riserve del cervello e la plasticità del cervello sono ancora presenti. Negli ultimi decenni la chirurgia della cataratta ha registrato progressi davvero notevoli. L'intervento è diventato di routine, più preciso e veloce, con minori effetti collaterali e un recupero più rapido. Anche le tecnologie sono progredite a partire dai cristallini di nuova generazione. Siamo passati da interventi che richiedevano incisioni corneali, insomma della parte anteriore dell'occhio, di 12 mm a fare incisioni di 2 mm, quindi solo per citare un aspetto che riguarda l'incisione. E poi tutta la tecnologia si è sviluppata in questo senso, per cui oggi l'intervento è molto standardizzato, richiede appunto incisioni molto piccole, parte della chirurgia può essere fatta con il laser a femtosecondi che sostituisce alcuni passaggi chirurgici effettuati dal laser, possono essere utilizzate lenti intraoculari per la correzione dell'astigmatismo, per la correzione della presbiopia. Ci sono molte alternative che un tempo non esistevano. I cristallini di nuova generazione hanno notevoli caratteristiche. Intanto hanno la capacità di correggere una quantità e una varietà di difetti maggiore. Prima potevano semplicemente compensare in parte la perdita del cristallino naturale, per evitare quegli occhiali molto spessi dei nostri nonni. Adesso possono correggere l'astigmatismo, possono essere multifocali e quindi consentirci lontano di vedere da lontano, da vicino, senza la grande dipendenza dall'occhiale. Noi stiamo lavorando a tutto campo perché sempre un numero maggiore di persone sia accessibile utilizzare questi miglioramenti che sono straordinari. Ovvio che dobbiamo trovare il modo di aumentare le risorse economiche per migliorare anche l'organizzazione. Ritengo che nel più breve tempo possibile questo debba essere fatto. La leucemia mieloide acuta è una delle malattie del sangue più difficili da trattare. Di solito si ricorre alla chemioterapia, ma oggi c'è un farmaco nuovo ed efficace per un terzo dei pazienti che riduce mortalità e ricaduta della malattia. Professore, una nuova terapia che attendevate da qualche anno? Sì, perché la leucemia mieloide acuta, pur avendo registrato notevoli progressi dal punto di vista dello studio molecolare, della patogenesi, dello sviluppo della malattia e della sua progressione, purtroppo a livello di registrazione di nuovi farmaci era rimasta un po' indietro rispetto ad altre malattie del sangue, nelle quali c'è stata invece una vera esplosione di nuovi agenti terapeutici. Finalmente anche in questa malattia abbiamo avuto degli agenti nuovi registrati quest'anno.
Un esempio è quello a cui ci stiamo riferendo, cioè la midostaurina, che è un inibitore selettivo specifico di FLT3. Ecco, quali sono le caratteristiche dei pazienti che possono essere favoriti da questa nuova terapia? Ci sono delle particolari? Sì, bisogna precisare che questa terapia è l'indicazione, quindi, per questo nuovo farmaco è per circa un terzo dei pazienti affetti da questa malattia, e sono pazienti le cui cellule hanno una particolare mutazione di un recettore che si chiama FLT3, e in questi pazienti è attivo questo farmaco. E nello studio presentato nel New England Journal of Medicine, quali sono stati i risultati? I risultati sono stati buoni, nel senso che questo studio ha affiancato la midostaurina alla terapia tradizionale senza causare una tossicità superiore a quella della terapia tradizionale, e ha ottenuto un miglioramento della durata mediana della sopravvivenza libera da progressione da 25 mesi a 70 mesi, una riduzione del rischio di morte del 22%, e di fatto a lungo termine sono stati considerati guariti definitivamente dalla leucemia mieloide circa il 10% di pazienti in più rispetto a quello che riuscivamo a fare.